Sulla scia dell'esperienza spagnola che con il programma Acceder ha attivato con successo un percorso per l'inserimento sociale e occupazionale dei Rom, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali è al lavoro per trasferire anche in Italia i punti cardine del progetto e si studia l'avvio di possibili sperimentazioni nelle regioni dove è presente una forte vulnerabilità sociale. Obiettivo del piano illustrato questa mattina in sala giunta è porre un freno all'esclusione sociale dei Rom e dei soggetti in condizioni di bisogno sociale, puntando in primo luogo sul lavoro e istruzione. Si parte dunque da uno studio di fattibilità per analizzare le caratteristiche dei territori e i dati della presenza di Rom e persone vulnerabili in quelle aree, per poi sviluppare percorsi individuali di inserimento sul mercato del lavoro. Il nostro approccio, partendo proprio da questo programma Acceder, è un approccio molto pratico e pragmatico, e proprio perché sappiamo che i due ambiti su cui dobbiamo puntare per recuperare l'esclusione sociale di una comunità che è fortemente stigmatizzata è proprio quello del lavoro e della scuola. Quindi il tentativo di questo progetto è partire dall'esperienza spagnola, che è stata un'esperienza molto positiva sia dal punto di vista dei numeri sia dal punto di vista dell'approccio, e cercare con percorsi di tirocini professionali, borse lavoro, esperienze nelle aziende, di avvicinare i Rom al mondo del lavoro. Entusiasta di una possibile sperimentazione del progetto anche nella città di Napoli, l'assessore al welfare Roberta Gaeta. È una grande opportunità di confronto di buone passi e di opportunità concrete di inserimento lavorativo. Ci terrei però a sottolineare che l'opportunità non è soltanto per i Rom sinti e camminanti, ma è sicuramente per i territori in cui questo progetto viene realizzato, perché è chiaro che un approccio all'inserimento lavorativo deve riguardare i territori in modo molto più ampio.